Buongiorno a tutti, ragazzi. Allora, ormai è diventata un po' una prassi perché il venerdì, che è il giorno dopo il giovedì, mi direte, sei impazzito, no? Il giorno dopo il giovedì, perché? Perché il giovedì c'è la puntata della Bobo TV, facciamo tutti insieme il live su Twitch alle ore 14, doppio passo, un format molto molto interessante in cui andiamo un pochino a preparare quelle che sono le statistiche per la giornata che viene. Beh, stavolta abbiamo dedicato praticamente tutta la puntata a questo Inter-Juve. E dato che domani saremo già in vigilia, domani ci sarà già la conferenza stampa, domani già parlerà Allegri e ci dirà un po' tutto. Oggi cerchiamo di giocarla un po' prima, perché ieri abbiamo giocato con sta storia. A un certo punto, tra l'altro, è arrivato anche Bobo Vieri, al quale ho chiesto un pronostico per questo Inter-Juve. E se non avete recuperato la puntata, potete farlo sul loro Twitch o sul loro canale YouTube. È stato un siparietto, secondo me, tra l'altro, molto simpatico quello in cui chiedo il pronostico a Bobone. Però abbiamo preparato la partita. Insieme ad Avom avevamo giocato sul fatto di entrare fisicamente nell'ufficio di Inzaghi, nell'ufficio di Allegri e capire come l'andavano a preparare. E allora, quali sono i punti forti della Juventus? Quali sono i punti forti dell'Inter? I punti forti della Juventus: le ripartenze, perché quando lasci dello spazio dietro con la difesa poi puoi andartelo a prendere in avanti. Anche se la Juve non è poi così efficace nelle ripartenze, ma la Juve è regina sui calci piazzati. È anche il modo in cui va a procurare più expected goal e quindi va a segnare anche di conseguenza più gol. Sono i calci piazzati. Però poi bisogna cercare di capire l'Inter in queste statistiche come messa. E l'Inter ha zero expected goal concessi da contropiede, quindi sicuramente la ripartenza non può essere un'arma a disposizione della Juventus, o comunque potrebbe esserlo, ma i dati ci dicono che l'Inter non concede niente sul contropiede, e ci dice che difende molto bene sui piazzati, tant'è che è la quinta miglior squadra in Serie A a difendere appunto in situazioni di palla ferma. Quindi l'Inter per natura va un po' ad annullare quella che è la Juventus, che però ha un'arma che ha utilizzato di tanto in tanto e che proprio con l'Inter all'andata aveva rispolverato, e cioè il pressing nell'ultima porzione di campo, quindi quando gli avversari iniziano l'azione da dietro. Perché l'Inter ha una peculiarità: praticamente non lancia mai via il pallone. È una delle squadre che gioca di più in assoluto, se non quella che gioca di più in assoluto, il pallone da dietro in Serie A. Quindi che cosa succede? La Juve, che si era allenata, e l'avevamo visto già da Udine, ad aggredire l'avversario nell'ultimo terzo di campo, e la Juventus, che abbiamo visto il pressing lo fa sempre solo lì, non lo fa a tutto campo, non lo fa in difesa, lo fa là quando gli avversari stanno dietro la circolazione del pallone. Dopo la sconfitta di Reggio Emilia, la Juventus aveva completamente accantonato questa soluzione tattica che era stata implementata in questa stagione, fino a che non arriva la partita con l'Inter, ed è lì che la Juve la ritira fuori. Ed è lì che Allegri, secondo me anche in maniera molto intelligente, va ad alzare McKennie su Acerbi, che fa il braccetto di sinistra. Quindi la Juve scende in campo con una sorta di 3-4-3 mascherato quando l'Inter va ad avviare l'azione da dietro. Molto bene. Questa secondo me è l'arma della Juve. Quindi, dato che si sta parlando, a parte Yıldız, parte Miretti, parte Tizio, Kjaer e Sempronio, Yıldız è necessario tanto quanto McKennie o Chiesa, ma non credo che Chiesa parti da titolare dato che ha avuto dei problemi. Però Vlahovic, McKennie che si alza su quello che dovrebbe essere il braccetto di sinistra, quindi bastoni dell'Inter, e Yıldız su quello che dovrebbe essere il braccetto di destra, con Vlahovic che va a prendere ovviamente il giocatore centrale. Quando l'Inter inizia l'azione da dietro, noi dobbiamo per forza di cose aggredirli. Questa è la nostra chance, questa è la nostra arma. Non è una delle cose in cui siamo più bravi, ma è una delle cose in cui siamo bravi. Tant'è che la Juve all'andata fa gol su un errore dell'Inter, di Dumfries a centrocampo, dove la Juventus cerca di creare una piccola pressione, e poi, dato che Dumfries aveva lasciato appunto lo spazio a Chiesa, Chiesa e Vlahovic dialogano e Vlahovic di destro, piede debole, insacca anche il pallone. Quindi questa secondo me è un po' la partita che dovrà fare la Juventus. Non pressing a tutto campo, perché non lo sappiamo fare. Non impostazione di gioco, perché non lo sappiamo fare. Questo ci dice i dati, ma ci dice anche la partita. Ogni volta che ha la palla la Juventus, è difficile che la Juventus riesca a costruire un'azione, a differenza dell'Inter, che ha un centrocampo eccellente e che sa fare benissimo quella roba lì. E quindi non tanto schermare Çalhanoğlu, quello probabilmente sarà un compito di Locatelli, all'andata fu di Nicolussi Caviglia, secondo me questa volta sarà di Locatelli, quanto più impedire che l'Inter giochi da dietro.
e cercare di aggredirli, perché se sbagliano lì per noi è estremamente più facile poi fare gol. Questa secondo me deve essere la partita della Juve. All'andata come finì? 1-1. Gol di Vlahovic per 1-0, gol di Lautaro per 1-1. Errori da una parte, errori dall'altra. Errore di Dumfries per l'Inter, che poi vabbè c'è tutto il resto dell'azione, ma la Juventus, macro errore tra Rugani che esce male, Bremer che non entra, mi pare Gatti che non va a chiudere anche se Lautaro lì fa un movimento meraviglioso, però macro errore della difesa della Juventus. Però Lautaro e Vlahovic. E allora chi sono Lautaro e Vlahovic? Sono i due giocatori di riferimento per Juventus e Inter. Sono dei giocatori che stanno facendo veramente la differenza. E quindi proprio grazie ai dati di Soccerman, di Tutti in the Box e di Bobo TV Channel, voglio mostrarvi questo. L'Inter ha segnato 50 gol, Lautaro è a 21 tra gol e assist, quindi il 0,42% di contributo offensivo nell'Inter. La Juventus ne ha segnati 36, Vlahovic ha 14 tra gol e assist ed è 0,39 di contributo offensivo. Significa che per i gol segnati da queste squadre sono veramente i giocatori chiave, sono gli uomini copertina. È ovvio che poi aggiungiamo i rigori, perché qua abbiamo gli expected di gol senza i rigori. Vlahovic ne ha segnato 1 ed è a quota 12, Lautaro ne ha segnati 2 ed è a quota 19. Però se notiamo gli XG senza rigori, vediamo che stanno tutti e due overperformando, perché Vlahovic di XG ha 8,25 e ne ha segnati 11, quindi molto molto bene Vlahovic, però dall'altra parte c'è una sfida contro un mostro sacro che dovrebbe aver segnato 11 gol senza rigori e invece ne ha segnati 17. Veramente questa è una stagione in cui Lautaro sta andando bene tutto, ogni volta che sfiora il pallone questo si insacca alle spalle del portiere. Vlahovic ha servito più assist, ne ha serviti 3 contro i 2 di Lautaro, poi è ovvio che c'è da prendere in considerazione anche i minuti giocati, perché Lautaro ne ha giocati circa 1600 contro i circa 1300 di Vlahovic, quindi Lautaro ha giocato anche più partite, è stato più presente in campo. Però attenzione, che poi c'è anche la conversione dei tiri che ci fa capire che in questa stagione Lautaro veramente è un giocatore meraviglioso da quel punto di vista, perché 56% significa che un tiro ogni due praticamente fa gol e anche qualcosa di più, mentre Vlahovic si difende bene, circa il 40%, ma è un numero decisamente distante da quel mostro di Lautaro che veramente quest'anno sta trovando una stagione forse irripetibile, non lo so, sicuramente una stagione meravigliosa. Però è interessante anche, secondo me, la percentuale di duelli aerei vinti, perché la Juventus è una squadra che la palla per aria ce l'ha spesso e volentieri. E quindi immaginandoci Lautaro che deve andare a contrasto con Danilo, con Bremer o con Gatti, sappiate che Lautaro vince un duello aereo su due. Non è uno che ne fa tanti durante la partita, ma quelli che fa uno su due se li porta a casa. Vlahovic invece deve migliorare da questo punto di vista, perché è intorno al 40%. Secondo me Vlahovic di testa, proprio come colpo di testa, è migliorato tanto in questa stagione. Ha già fatto un paio di gol di testa veramente meravigliosi, ma può migliorare ancora di più. Quindi questi sono i due uomini, i due giocatori, i due attaccanti. Due attaccanti che fanno la copertina a questo derby d'Italia pesantissimo, derby d'Italia che secondo me sarà decisivo in un modo o nell'altro. Se la Juve fa un punto lascia tutto aperto, ma uno è quasi zero, se ne fa zero l'Inter 3 è un disastro. Se ne fa tre la Juve invece ci divertiamo. Andiamo all'interno di un campionato in cui ci divertiamo. Però bisogna fare attenzione a tutta l'Inter, che ha delle caratteristiche importantissime, ha delle qualità importantissime, la conosciamo, viene da una Supercoppa vinta, viene da una trasferta di Firenze vinta con la Juventus invece che si è fermata in casa. Secondo me questo ha un po' spaventando anche la Juve. Loro secondo me stanno meglio di noi in questo momento qui, però noi non possiamo partire sconfitti, non possiamo partire battuti e dobbiamo aggrapparci a queste statistiche di Vlahovic, che nelle ultime partite sta veramente facendo non bene di più, veramente di più, e secondo me dobbiamo aggrapparci anche a uno tra Chiesa e Yıldız. Perché se non fai partire Vlahovic più uno tra Chiesa e Yıldız, significa che poi difficilmente li avrai in campo tutti e due, perché o giochi senza punte o devi passare al tridente. E Allegri, senza averlo mai provato, lo prova così contro l'Inter, significa che sei andato sotto, quindi significa che è una situazione di svantaggio. Secondo me non si può partire senza uno tra Chiesa e Yıldız. In questo momento Yıldız è particolarmente in forma e secondo me è il giocatore che deve partire dal primo minuto, e la Juventus deve aggrapparsi a Vlahovic ma anche pressare l'Inter quando parte da dietro.
Tolta questa arma, la vedo difficile, perché l'Inter difende bene sulle ripartenze, difende bene sui calci da fermo, difende bene in generale, tant'è che è la miglior difesa. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e prepariamoci, perché saranno 90 minuti veramente molto, molto, molto lunghi, difficili, tosti e ansiosi.